Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video abbiamo catturato Dialga e Palkia si è mostrato a noi in una forma completamente nuova. E dobbiamo quindi sfidarlo e poi catturare anche lui grazie alla Origin Ball. Il problema è che è davvero tosto. Sembra davvero tosto. Ho perso infatti, a parte che ero un po' un attimino spiazzato dal fatto che fosse una forma completamente diversa, ha distrutto il tempio di Arceus, un disastro incredibile. A questo punto non c'è altro da fare che andare e lottare e vincere. Sarà dura. Il discorso qui non l'ho letto perché è lo stesso che ci hanno fatto nello scorso episodio. Allora, lo inizia col teletrasporto, giusto? Hoppla! Volevi? Volevi, caro? Vai, vai, vai. Aia! C'era ancora quello di prima. Ok. Aia, no. Ma perché non roll? Ma qual è il problema? Ma io non lo so. Eccolo. Ah, no, troppo presto. Dai, ok. No, no, vabbè, no, dai però. Quanto cavolo era veloce stavolta. Io con la paura rollo prima con la paura. Vai Gudra. Yeah. Allora, pronti? Attacco di prima, ovviamente è già forza. Ma perché hanno tutti un counter per i miei Pokémon? Capisco che debbano essere forti, ma non è il fatto che i boss hanno un counter per i miei Pokémon. Sono tutti gli altri Pokémon che hanno counter per i miei. È questo che non riesco a capacitarmi. Aspetta, ma lo spazio... No, che cosa figa che ho notato solo ora. Aspetta, ti mando il tuo amichetto, guarda. A meno che non è perché il gioco... Ah no, proprio lo spazio si sta distorcendo, che bello! Bravi, a certe volte che Game Freak ti ricaccia delle chicche. Ok, sto tranquillo. Che cacchio era quello? Ma cos'era? Ah, ho capito. No, non ho capito, no. Non ho capito. Ma che è mo questo? Ah, semplicemente stavo messo in un punto male. Aia. Sono scemo allora io. Vabbè, sono rincoglionito io. Niente, non riesco a capirlo.
No, dai. Ci può... Cioè, dovrei fare dei roll perfetti? Che devo fa? Aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, ecco, l'ho fatto, dai. Fatto. Spero che sia finita qui. E così ce l'abbiamo fatta. Palkia è stato catturato. Allora ce l'hai fatta. L'hai catturato, ci sei riuscito, vero? L'hai davvero messo nel sacco? Yes, cattura eseguita con successo. Hai fatto ottimo uso dell'Origin Ball. Impeccabile, come sempre. Che sollievo. Link, non ho parole, sei unico. Ben fatto. Perfino Sauron, il grande capo, a volte si commuove, eh? Siamo testimoni di un evento epocale. L'ho fatta volare? No, poverina! Ah, Damon, giustamente, Damon. Aia, Sauron, che ti prende? Volevo solo assicurarmi che non fosse un sogno. Beh, meglio a lui? Scusa. Aprite bene le orecchie. Insieme abbiamo fatto fronte a una calamità come mai se ne erano viste a Hisui. La nostra vittoria merita una celebrazione. Perciò verrà indetta una festa. Riunite i membri di tutti i team. Abbiamo una grandiosa festa da organizzare. Una festa con il team Diamante? Che? Una festa con il team Perla. In effetti, ora sappiamo che il sommosino venerato da ciascun team è autentico. Non ha più senso farci la guerra. È ora di lasciarci il passato alle spalle. I nostri antenati rimarrebbero sconvolti nel vedere i nostri team andare d'accordo. Metti certo il modo migliore di proteggere lo spazio in cui tutti noi viviamo. Ebbene, genti di Hisui, celebriamo il nuovo futuro di pace e armonia che ci attende. L'Archeos Phone sta reagendo a qualcosa. Incontra tutti i Pokémon. È un po' quello che ci ha detto Archeos all'inizio. Una volta che avrai incontrato tutti i Pokémon, io mi mostrerò di nuovo a te. Come ne esiste un altro? Ah, esci dall'alloggio. Ah, ne esiste un altro fatto, bene. Festeggiamenti per un nuovo domani. Ok, allora andiamo, usciamo. Poi i titoli di coda li mando alla fine del video. Perché ci sono appena stati. Però, sai com'è. Editing. Buongiorno, Link. Buongiorno. Lo squarcio spazio-temporale si è chiuso. Quindi dovremo tornare a concentrarci sulla nostra missione e finire Pokédex. Adesso ci riuniremo in ufficio per discutere sul da farsi. Vieni anche tu. Quindi lo squarcio si è chiuso e non potrò più tornare a casa. La mia famiglia. Tutti i miei amici che non ho. Tanto non c'era una famiglia, sto ragazzo, quindi ce la perde. Che mi importa. Selina, sono tornato vivo. Sei contenta? Ti sei divertito alla festa? Quale festa? Ah, ok, sì.
Sì, un attimo di comprensione. Comprensibile. Dopotutto c'era tanta gente. Che serata. Credo di non aver mai visto la caposquadra Serena lasciarsi andare così. Non so di cosa parla, professore. Mi è chiaramente confusa con qualcun altro. Piuttosto, veniamo al Pokédex. Come procede? Senza troppo intoppi, direi. I progressi sono significativi e regolari. Ma non le nascondo che forse dovremmo dedicarci con più zelo agli incarichi Pokédex. Cosa? Ne ho completati più di 100 gli incarichi, stai buonetto tu. Tuttavia è bene considerare che alcuni Pokémon sembrano esistere solo nelle leggende di Hisui e non sappiamo se siano osservabili nella realtà. In effetti al momento non sappiamo molto sulla storia e i miti della regione. Perdonatemi, ma non ho potuto fare a meno di ascoltare. Se è un esperto di storia e mitologia di Hisui che cercate, lo avete davanti a voi. Sono a conoscenza di diversi aneddoti riguardo ai Pokémon leggendari. Anziché nelle pause che mi concedo i miei vari impegni di lavoro, alla ditta Jinko mi dedico all'esplorazione di rovine e di reperti di Hisui. Oh, questa è musica per le mie orecchie, thank you very much. In tal caso, ho una missione per te, Link. Ascolta ciò che l'esperto ha da dire in materia e, se necessario, collabora con lui. Noi invece cercheremo informazioni per altre vie. Affare fatto. Link ti aspetta alla base sull'altura, allora. Ok. Guarda caso, ho anche un piccolo favore da chiederti. A più tardi. Alrighty. Allora, prima di concludere però il video... ovviamente poi domani, in teoria, se riesco a registrare domani, si inizia con la caccia ai leggendari. Ci sarebbe anche la leggenda del principe del mare da affrontare. Credo che sarà proprio il primo video che tratterò come parte del post game. Niente, questo ancora non si capacita che ha un cascun e non un sircun. Mi dispiace. Si chiamerà Bruttino, che ti devo dire, non Butino. Allora, voi da ditta Jingo, avete qualcosa ora di bello? Che avete? Scatola meccanica, cavolo, sì! Sì, la compro. Bene. Sì, a qualcosa serve, lo so. Allora, andiamo a vedere cos'è. Potrebbe anche semplicemente essere una scatola che fa rumore. Ed infatti... Eccolo! Rotom sembra incuriosito dal motore del forno, vuoi lasciarlo entrare? Sì. A parte, ho catturato Rotom Alpha io veramente, eh. Non è per vantarmi, ma avrei un Alpha. Eccolo qua. Però magari poi si sminchia, non lo faccio entrare lui. Faccio entrare quello normale. Non si sa mai. Vabbè, il fade-in era necessario. Le mosse che Rotom può imparare sono cambiate a caso del suo cambio di forma. Che bellino. Dov'è? Ma è già entrato. Allora, perché magari ne ho un altro. Quindi, l'altra volta però non mi ricordo come hanno chiamato la lavatrice. Comunque non importa. Però quando ci sono questi oggetti, comprateli. La ditta Jingo, se non sbaglio, si resetta ogni 20 Pokémon catturati. Se non lasciate andare i giorni così come nella vita vera, se non erro. Però si resetta ogni 20 Pokémon catturati, quindi catturate 20 Pokémon, tornate, ci parlate e vedete cosa ad offrirvi. Tanto qui catturare 20 Pokémon è uno schiocco di dita, si fa senza pensarci. Nel prossimo video andremo a vedere cosa vuole Telo e se non ci porta via quantità spropositate di tempo... faremo anche la leggenda del Pokémon del mare. Del principe del mare, scusatemi. E però, prima di concludere questo video, affrontiamo Albisio, che è un po' che aspetta, il Ronin. Ha quel cappello da Ronin, no? Famosissimo cappello dei samurai. Dei samurai senza padrone. Allora, lottiamo? Certo! Saltiamo le chiacchiere e andiamo al sodo, e questo è il nostro stile. Anche il mio. Io chiacchiero perché faccio il video, sennò starei muto. Sarà veloce? No, sono più veloce io. Livello alto, non male. Diciamo che Game Freak, per ovviare al problema degli allenatori che non ci sono, hanno escogitato un escamotage, tipo farci affrontare Albisio. E secondo me Albisio ora, la sua lotta verrà inclusa
nelle lotte che ha Andy, che sono appunto il metodo per ovviare alle lotte che non ci sono. È stata un'ottima lotta. Vabbè, dobbiamo allenarci ancora più duramente, Lucario. Ti ringrazio. Hai incontrato tantissimi Pokémon. Lo si capisce dalla forza che dimostri nella lotta. Io e Lucario d'ora in poi metteremo alla prova le nostre abilità in molti altri luoghi. Speriamo di poterci incontrare. Ah, quindi ora lui se ne va in giro per la regione? Roccia Impegno, buona. Ecco, Andy ha tantissime lotte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e basta. 7 lotte. 7 non sono poche, puoi affrontarle poi quante volte vuoi. E c'è una mod per modificare i Pokémon degli allenatori e sono tutti quanti Blissey. Quindi se mettete quella mod ricevete un botto di punti esperienza. Sumi, io ti voglio bene, non è vero, però spazi l'erba. Ad ogni modo, amici miei, il video termina qui. Palkia è stato calmato, lo squarcio nel cielo è stato chiuso e tutto sembra andare per il meglio. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.